invochiamo la tua presenza, scendi su di noi. Vieni consolatore, dona pace ed umiltà, acqua viva d'amore, questo cuore offriamo a te. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni su noi, Maranatha. Vieni su noi, Spirito. Vieni Spirito, scendi su di noi. Vieni Spirito, scendi su di noi. Scendi su di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Esattamente 105 anni fa, in questo sacro luogo, il coretto della chiesetta antica del convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, Padre Pio da Pietrelcina riceveva impressi sulla sua carne, in modo visibile, i sacri segni della passione del Signore. Il suo giovane corpo di soli 31 anni, ma già segnato da infermità e perfino sottoposto alle vessazioni diaboliche, era ricoperto dell'abito francescano, abito custodito ancora oggi in questo stesso luogo. A distanza di 7 secoli dal prodigio avvenuto sul Monte della Verna al serafico padre San Francesco, un suo degno figlio su questo monte del Gargano rinnova l'immenso mistero di donazione vissuto dal Figlio di Dio, Gesù di Nazaret, sul Monte del Calvario. Fuori da questa chiesetta, gli orrori della Prima Guerra Mondiale, con le sue atrocità, in quel lontano 1918, avevano particolarmente impressionato il giovane frate, specialmente nella sua esperienza da militare nella caserma di Napoli. Questo lo spinse ad offrirsi come vittima per l'umanità e ad accogliere l'invito di Gesù stesso, che qui gli ha chiesto se volesse partecipare alla sua passione. L'eco di quella richiesta e soprattutto quella risposta generosa ed eroica di Padre Pio rimarranno sempre il sottofondo di queste mura fra le quali questa sera noi sostiamo in preghiera. A noi la capacità di carpirlo e far seguire la nostra personale adesione. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse alle folle: quando pregate, non siate simili agli ipocriti che, nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze, amano pregare stando ritti, per essere visti dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e preghi il Padre tuo, e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. Dagli scritti di Padre Pio. Non vi sgomenti la croce. La prova più certa dell'amore consiste nel patire per l'amato. E se un Dio, per tanto amore, soffrì tanto dolore, il dolore che si soffre per lui diviene amabile quanto l'amore. In alto dunque i cuori, pieni di fiducia in Dio solo. Umiliamoci sotto la potente mano sua, accettiamo di buon grado le tribolazioni a cui la pietà del Padre Celeste ci sottomette.
affinché egli ci esalti nel tempo della visita. Ogni nostra sollecitudine sia questa: amare Dio e a Lui piacere, senza curarci di tutto il resto, sapendo che Dio avrà cura di noi più di quanto si possa dire o immaginare. È davvero emozionante questa sera vivere questo momento di preghiera qui su questo coro. Da quando sono frate, il 20 settembre, ecco, l'ho sempre vissuto in questa chiesetta, e alcune volte ho avuto anche la fortuna, ecco, provvidenzialmente, di vivere il momento proprio in cui, come fraternità dei frati di San Giovanni Rotondo e anche a livello di tutti i frati della provincia, di vivere proprio il giorno del 20 settembre questo ricordo delle stimmate al mattino, esattamente all'ora in cui Padre Pio era seduto lì, dove ora ci sono quei fiori, a ricordo proprio, ecco, di questo segno, di questa sua presenza. Ed erano le 9:30 del mattino. Padre Pio aveva ricevuto l'Eucarestia, aveva celebrato la messa ed era lì a pregare. E dicevo, da quando sono frate ho sempre vissuto questo momento con i frati, quindi è la prima volta che vedo questo luogo abitato dalla vostra presenza, la presenza dei giovani. Possa essere questo segno, ecco, che si sta imprimendo, ecco, come le stimmate nella carne di Padre Pio, si sta imprimendo nella mia memoria, nei miei ricordi più belli, possa essere un segno profetico, ecco, perché questa chiesa. In questa chiesa non possano mai mancare i giovani. Vedo anche questa finestra aperta e mi viene in mente anche quell'espressione di San Francesco che disse ai frati: da tutti i luoghi vi potranno mandare via, fuorché da questa chiesetta della Porziuncola. E sappiamo bene, proprio ieri sera lo abbiamo ascoltato, no? Questa chiesetta è un po' paragonata alla chiesa della Porziuncola. Quindi a voi frati oggi, a voi giovani, vorrei consegnare proprio questo comandamento, ecco, questa responsabilità. Non andate mai via da questa chiesetta, ma non andate mai via dalla chiesa. Ecco, questa chiesetta piccola ci dice quanto la chiesa è piccola e quanto la chiesa anche può essere anche ferita. Questa sera questo luogo ci parla delle ferite, ma non le ferite del mondo. Le ferite dell'amore sono diverse. Solo chi ama può capire che cosa è la ferita dell'amore. La ferita dell'amore significa che tu ti lasci ferire. Anzi, come dice Padre Pio in questo scritto che abbiamo ascoltato, è un onore avere questa ferita, perché questa ferita diviene amabile quanto l'amore. Per quanto tu ami una persona, a un certo punto l'amore, quando diventa così grande, forte, pazzo, ecco, solo l'amore è pazzo, allora capisci che il regalo più grande che tu puoi dare alla persona amata, quando non riesci a trovare nessun regalo che possa veramente dire l'amore che tu provi per questa persona, ecco, forse il regalo più grande è la prova dell'amore. Ecco, la prova dell'amore è la sofferenza. È quello che si promettono anche gli sposi, no, dinanzi all'altare, non solo nella gioia, ma anche nel dolore, non solo nella salute, ma anche e soprattutto nella malattia. E allora davvero, ecco, questo luogo è testimone di una storia d'amore, una storia d'amore tra un giovane frate, Pio da Pietrelcina, e il suo Signore. E mi viene in mente anche il gesto che ha accompagnato questo segno che si è impresso nel corpo di Padre Pio. Vi ricordate anche quando Gesù la sera di Pasqua entra nel cenacolo, no? Anche questa sera sembriamo come il cenacolo, entra a porte chiuse e la prima cosa che fa dice pace e alla parola pace mostra un segno, ecco, come non mostra una bandiera. Non mostra uno striscione, ma mostra le sue ferite. Quelle ferite sono l'immagine della pace, quelle ferite che potevano essere invece l'immagine
di un essere arrabbiato, di un essere rattristato perché i suoi discepoli lo avevano abbandonato. No, lui per primo, attraverso quelle ferite, mostra la pace e dice: la vera pace nasce quando la ferita tu non solo l'accetti, ma anzi ti lasci ferire, è diverso. Per cui la croce, ecco, per Gesù, e questo ci dice anche le stimmate di Padre Pio, le stimmate di San Francesco, la croce non è qualcosa che è capitato così per caso per Gesù, no? Non era quasi una sorta di passaggio obbligatorio per poi arrivare alla Pasqua. Non ci sarebbe stata la Pasqua se non ci fosse stata la croce. Anzi, è proprio dalla croce che nasce il vero senso della Pasqua. E allora, che senso hanno le ferite nel corpo di Padre Pio? Non dobbiamo, ecco, guardando a Padre Pio, dire: che peccato, Padre Pio, hai sofferto. No, Padre Pio direbbe: come sono stato veramente fortunato non ad avere questi segni. Sappiamo anche quando nella sua vita Padre Pio abbia voluto che questi segni non fossero visibili, aveva chiesto al Signore che gli fossero nascosti, perché lui non voleva allontanare la sofferenza, perché quella sofferenza era amabile, per lui era il regalo più bello che lui poteva donare al Signore. Quindi quella sofferenza era per lui un onore, perché sentiva, poteva sentire l'amore di Cristo attraverso quella sofferenza. E allora, ecco, le ferite oggi sono per noi il segno tangibile di due persone che si sono amate e che si stanno amando. Quando una persona sta soffrendo per l'altra, vuol dire che sta amando. Quindi, cari ragazzi, ecco, oggi vorrei che davvero Padre Pio vi possa, ecco, suggerire questo, soprattutto nelle vostre storie di amicizia, nelle vostre storie di amore. Sappiate che quando state soffrendo vuol dire che state amando, e state amando veramente. E poi mi ricollego al pensiero che stavo dicendo prima, che mi è sfuggito, quello di questa chiesetta. Ecco, anche la chiesa può essere ferita. Quanti peccati la feriscono. Però oggi credo che, ecco, Gesù, attraverso anche l'esempio di questo giovane frate, Padre Pio, e figlio, degno figlio di San Francesco, sembra quasi voglia dire a voi: non andate mai via dalla chiesa, anzi, abitatela, rendetela giovane, e per quanto essa possa essere ferita anche dal peccato, amatela, fate vostre quelle ferite, sanatele, baciatele. Ecco, come tante donne, tanti uomini, quando incontravano Padre Pio, perché volevano baciare le sue ferite? Perché quelle ferite erano delle feritoie, no? Direbbe Don Tonino Bello, erano delle finestre aperte come questa, dove loro sentivano, si affacciavano nel paradiso. Cioè, quelle ferite aperte erano per loro una provocazione. Era per loro come per dire: ma vediamo che si sente, che si vede, che si prova. Da lì è passato Gesù. Ecco, quelle ferite erano le tracce. C'è una canzone di Jovanotti che si chiama Mezzogiorno, dove lui dice: ogni cicatrice è un autografo di Dio. E allora, ecco, questo è il senso anche di delle ferite. E per cui, ecco, da oggi davvero chiediamo al Signore che ci faccia un po' più amare quelle ferite. Soprattutto chiediamoci se queste ferite provengono da un amore vero, un amore per il quale vale la pena di spendere la vita e di soffrire. Allora, se soffriremo, ecco, come abbiamo visto anche quest'estate, una medaglia arriverà anche al collo di ciascuno di noi, una medaglia d'oro. Fratelli e sorelle, uniti a Cristo Gesù venuto nel mondo per la salvezza degli uomini, innalziamo la nostra preghiera al Padre di ogni misericordia e, riconoscenti dell'amore che nutre per noi, diciamo: per il mistero della croce salvaci, Signore. Per il mistero della croce salvaci, Signore. Per i perseguitati a causa della loro fede e della giustizia, perché dalla croce di Cristo attingano la certezza della vittoria dell'amore sull'odio, della luce sulle tenebre, del bene sul male. Preghiamo.
Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per coloro che appartengono alla famiglia francescana, il primo ordine, le sorelle Clarisse e l'ordine francescano secolare, possano imitare il serafico padre San Francesco nella vocazione a partecipare alle sofferenze di Cristo per il bene dell'umanità, senza limiti e misura. Preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per i giovani che sono lontani dalla fede, o forse stanno vivendo gli anni belli della giovinezza, affascinati totalmente da valori effimeri e senza senso, possano incontrare la forza sconvolgente dell'amore di Cristo per dare valore ad ogni singolo istante della loro vita. Preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Per i giovani che vivono segnati da una sofferenza improvvisa e difficile da comprendere, il Signore li custodisca nei momenti di sconforto e faccia comprendere loro a quale grande vocazione sono stati chiamati per vivere con dignità e convinzione la propria ferita. Preghiamo. Per il mistero della croce, salvaci, Signore. Ed ora tutti insieme vogliamo rivolgerci a Dio chiamandolo con il nome più bello, quello di Padre, con le parole che ci ha insegnato Gesù. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, con grazia singolare hai concesso al sacerdote San Pio di partecipare alla croce del tuo Figlio e per mezzo del suo ministero hai rinnovato le meraviglie della tua misericordia. Concedi a noi, per la sua intercessione, che uniti costantemente alla passione di Cristo possiamo giungere felicemente alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. E abbiamo